questi numeri con cui Touré ha chiuso la partita, io vi dico quelli con cui ha chiuso il primo tempo, poi i conti potete farli voi. Alla fine del primo tempo Touré 4 punti, 2 su 3 dal campo e 6 rimbalzi. Ha finito con una doppia, ha finito con una grande partita, l'MVP di questo Air NGC, al microfono di Claudio Angiolini. Sì Geri, è quello che gli ho detto mentre arrivava qua, gli ho detto: cosa ti è successo all'intervallo? Beh, allora lo lascio rispondere lui. No, ok, devo ammettere che avevo un po' più di voglia su questa partita, vedendo che, diciamo, che è la mia prima squadra in Italia, quindi ho tanti amici qui, tanti cari amici, quindi un po' un dovere, e poi con la squadra, con l'obiettivo di classifica, era una gara molto importante. Però Hervé, hai fatto un grandissimo primo secondo tempo, che cosa secondo te hai fatto meglio in questo secondo tempo? Capire dove era la debolezza e andare dove, e andare sul punto di debolezza. Mi sembra che è questo il passo davanti che io dovevo fare dall'inizio della stagione per aiutare la squadra, trovare dove c'è il punto di debolezza, e anche se qualche volta non devo tirare, sempre andare dove c'è. Io voglio solo ringraziare gli amici che hanno fatto un ottimo lavoro in difesa per fermare i marcatori, e poi che posso dire, a parte che Alder e Babbo, che abbiamo due Babbo da questa settimana, gli faccio anche gli auguri, e poi non so che dire altro. No, allora dimmi, spiegami il momento di Cantù, un momento in cui siete davvero in forma e state crescendo sempre di più, secondo te come mai? All'inizio della stagione c'era un gruppo nuovo, quindi c'era solo io, Mazza e Squarcino che eravamo insieme, quindi il tempo di creare l'alchimia made in Cantù, e poi adesso iniziamo a crescere, quindi l'obiettivo è di crescere di più per attaccare veramente la parte alta della classifica, perché dobbiamo assolutamente essere ancora un po' più consistente, perché questa partita io penso che su qualche punto noi potevamo perderla da poco. Abbiamo vinto, ok, per fortuna, ma anche per un gran lavoro, quindi dobbiamo essere attenti perché ci possiamo ancora migliorare. E state giocando anche molto bene in trasferta, siete pronti per le Final Eight? È ancora un po' presto per dire Final Eight, siamo presto, pronto, quindi, e poi abbiamo un ottimo avversario. L'unica cosa che posso dire è essere umile e lavorare, poi la squadra farà il resto. Un'ultima cosa, Hervé Touré ha scritto due libri sulla televisione, uno l'ha appena finito, allora vorrei che ci dicessi qualche cosa, perché questa insomma è una bella cosa da parte di un giocatore. Allora io approfitto per fare un po' di pubblicità, io cerco una casa editrice italiana per fare una versione italiana di questo libro che ho finito in francese, quindi sì. Dici di che cosa parla? È della televisione, un saggio sulla TV che parla un po' dell'evoluzione delle media e anche della televisione. E la fine della televisione, vedo che internet sta crescendo, l'impatto sulla gente, tutte queste cose. Va bene, grazie, grazie a voi. Complimenti. Geri, ciao. Davvero un personaggio, Hervé Touré, doppia da 20 e 10 che vale la vittoria per Cantù ad Avellino, 11 punti.